Ciao ragazzi, come andiamo? Come sta andando quest'estate? Spero bene, caldo ce n'è, sudore ce n'è, spero che ci sia anche un po' di refrigerio, una piscina, un mare, dove la state trascorrendo? Oggi parliamo di un argomento che mi tocca sul vivo, perché ciò che sai, quindi questo accumulo di sapere, non è sempre un bene. In realtà non lo è quasi mai, però non lo diciamo in giro per carità di Dio. Questo perché fondamentalmente la realtà si crea nel moto, nella pratica, non nell'accumulo, nella teoria. E quindi più accumuli sapere senza poi canalizzarlo in pratica, e più ti discosti dalla realtà. Se Schopenhauer l'avesse scoperto qualche anno prima, probabilmente sarebbe stato leggermente diverso la sua vita, però non l'ha scoperto. Ma magari non sarebbe manco stato Schopenhauer. Poi c'è pure la condizione che più sai e più ti senti superiore all'altro. Ammetto, io sono sempre onesto sulla mia disonestà. Questo è il motivo per cui per 10 anni mi sono buttato nello studio matto e disperato del tarocco. Nonostante quella dello studio matto e disperato sia una via dell'illuminazione buddista, non sempre ti illumina, perché a volte arrivi a chiederti: e ora che ci faccio? Poi magari incontri pure qualcuno che si è formato con la pratica, nel senso ha fatto prima la pratica e poi ha scoperto l'apporto teorico. Pratica, teoria, e quello già sta 10 passi avanti a te. Ragazzi, questo non solo nei tarocchi, cioè in generale, pensa anche al marketing, chi studia nell'università per anni, 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 tutor, master, e poi magari raggiunge la disoccupazione. Il primo scemo geniale che non ha studiato ma che si butta nel processo, scoppia di successo, di opportunità, comincia a girare, a lavorare, a fare soldi e te lo tieni, figlio mio. Ecco perché credo che oggigiorno, e questo lo voglio dire soprattutto ai genitori un pochettino fermi sulle loro posizioni, la differenza non la fa ciò che sai, anche se ciò che sai è importante. La differenza la fanno i risultati che ti porti a casa.